la manifestazione del tacco. Ancora nulla, perché che ha trovato una corsia e si è infilato alla grande, nonostante quindi grande personalità, anche per lui è l'esordio nel campionato italiano. Aglia, un tiro da fuori, è stata la sua esperienza a rimbalzo, guadagna la posizione e sigla un canestro da sotto, ma ancora tira male da fuori, vero? Grandissimo tiro, e poi a riscaldamento osservavamo la meccanica anche di tiro veramente molto buona di Fabio Murano. A parte l'inizio, Avanori ha tirato molto bene, perché ha tirato con buonissime percentuali sia da 2 che da 3. Orzechowski da scarica, sfortunato davvero del Bjork, che non riesce ancora a bagnare il suo esordio. Antonucci tira da fuori, aveva un piede, no, peccato. Fabio Mirilli, popolo del basket, siamo solo agli inizi, abbiamo visto tutti i colori, sappiamo come vanno le vicende cestistiche, quindi eccolo lì, pienamente tentato il tiro da tre, ma anche questo ci poteva stare, ci poteva prendere, insomma, non ha paura di tirare da tre, bravissimo, bravissimo. Molto Fabio bene l'aiuto di Holloway. Esatto. Scendo ovviamente dal campo, è bellissima anche questa azione, ancora, 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 meno male. Devo dire che in maniera silente si sta rivelando molto, molto utile alla squadra. Ahimè, un assist ed eccolo lì, l'avevo appena menzionato. E è andato a cercare abbastanza dei guai, ha cercato di penetrare nell'area di Cremona, completamente chiusa dai lunghi cremonesi, quindi ancora questo alto basso. Due. Abbiamo in lunetta Nafatu che sbaglia il primo, la soluzione del secondo, che diceva appunto un vantaggio. Manovra Pistoia, Antonucci tenterà di tirare fuori Padoway, no, soluzione sfortunata in questo caso, però vedete ancora un errore. Antonucci tenterà di tirare fuori Padoway, no, soluzione sfortunata in questo caso, però vedete ancora un errore sotto canestro. Buona difesa, buona difesa, e vediamo cosa decide l'arbitro, se dà il fallo probabilmente, se questo era un fallo, però non possiamo certamente, anche una forzatura di Holloway, però. Assolutamente, tira anche da fuori e tira anche da tre Fabio Mian, il resto è tiro, non va anche per lui. L'errore che non deve fare Cremona è quello di pensare di aver già vinto, sì, e cominciare a giocare a un passaggio, un tiro, perché poi, sì, ecco, i risultati sono tiri sbagliati, falli. Probabilmente il contatto sotto il canestro, col Biliga si lamenta un po', ma corre subito in difesa. Il lungo di Pistoia tira da fuori, ma sbaglia per nostra fortuna Nathan Booth. Cifra, Biliga 14, Tarno 20. Bjork ancora al tiro? Niente, sfregato il canestro, ragazzi. Omar Thomas 10, Holloway 14, quindi direi che... Sì, sì. Antonucci scarica, stoppa Tona.
entrare Lombardi, che probabilmente andrà a prendere Provorendo. Anche lui chiamato a maggior impiego durante la stagione, già lo scorso anno, buon protagonista del cammino di una Giorgio Desi Group Pistoia, all'epoca davvero protagonista come sorpresa del campionato. Si allunga così ma non riesce a tenere la sfera, intanto palla persa con Ronny Moore, che si ritmi alti all'intensità sin dalla prima rimessa giocata con Antonucci. Ne esce bene Pistoia, ma ricezione errata per Booth, che si alza col gancio premiato dal molto bene, perché è una fucilata in passaggio nei confronti di Rendo. Guardiamo adesso Pistoia. Booth, spazio, ma è difeso anche da Randolph, ed è una bella, deve dare palla, non riescono a tenerlo per sé in quel giocatore di Pistoia. Benvenuti per Hawkins, ancora Severini con una mano a chiudere sulla linea di passaggio, a rendere più complicata l'azione di Pistoia da tre punti, ed è ancora extra pass non premiati da Levi Randolph. Pitway spalle a canestro Booth, va a realizzare time out Joe Ragland. Attento Moore, uscita per Pistoia con Trosariol, 10 minuti da vivere tutti d'un fiato. Errore qui, ma la palla resta ancora viva per Pistoia. Moore, palleggio insistito con scivolata, Nathan Booth si alza con questa conclusione che va a baciare il ferro Antonucci. Un po' di spazio per l'ex Caserta, che mette palla a terra e pesca Booth. Lavoro contro Cousin, che cala il braccio liberi. A segno, trova la retina Booth, può rendersi più preciso con il secondo, non lo fa perché... La partita, sono per il numero 50. Pistoia intanto torna ad attaccare con Moore, l'ex della gara, dentro per Madame Booth, che prova la penetrazione, si appoggia e forse aspetta il movimento dei compagni. Si sviluppa lentamente in questo momento l'attacco di Pistoia. C'è la palla per Nathan Booth, che ci prova da tre punti, scheggia Madame, vuole sfruttare il blocco di Crosariol, vuole servire lo stesso Crosariol. La palla esce fuori per Hawkins, che viene attaccato da Bostic. Poi c'è il cambio di Mitchell Watt, raddoppio sul numero 24, che deve inventarsi il tiro, colpisce il ferro in qualche maniera, poi butta, sbaglia la conclusione. Molto intelligente, ha forzato una situazione che non era giusta. Messima lettura di Cis, che adesso viene attaccato in posto basso, ma solo ferro da parte sua, più 11 per Castellano. Sì, ha attaccato il cambio difensivo su pick and roll, il lungo ha seguito Giuni, poi Lombardi si è trovato su Cis, che intanto qui si era addormentata la difesa casertana. Palla fuori per Antonucci, che non segna neanche questa da tre punti, non ci sta proprio vedendo fino in questo inizio campionato. Poi butta il tiro più facile di questo mondo, ripartire con Ronny Moore, che vuole il pallone, prova a giocare un po' con Jackson, sfrutta il blocco di Magro, ancora Moore che serve Nathan Booth, che fa un palleggio, si arresta e segna al Moore, che vuole sfruttare il blocco di Booth, invece lo serve in posizione un po' lontano dal canestro. Poi c'è il passaggio dello stesso Booth per Hawkins, che ha davanti Bostic, viene servito ora Crosariol, poi in angolo per Nathan Booth dalla fine del terzo quarto. La palla va in angolo per Pulmo, che supera Bostic, prova a servire Booth, che ci prova da due punti. Ha una mano educatissima per tirare subito sulla rimessa, e c'è il 6-2-5-0, torna più 12 Caserta. Ora la finta di Booth ed è sempre in ritardo, prova a mettere le mani per fermare l'attaccante. Alla fine arriva il quarto fallo del numero 12. Moore ora vuole lo spro, o vuole il blocco di Booth, non lo sfrutta, però supera poi Booth e va a servire. Cioè in questo momento forse i pochi minuti, meno minuti concessi rispetto allo scorso anno lo stanno aiutando. Caserta è di nuovo a più 12, Booth prova il movimento classico, forse per Caserta c'è il ferro per Edgar Sosa, quindi Pistoia prende il rimbalzo e può tornare con meno di 10 lunghezze di vantaggio. Moore sfrutta il blocco, vuole attaccare, serve Nathan Booth da tre punti, che non sbaglia, torna quindi a bellissimo Pistoia. Moore serve Eric Lombardi, che prova ad affondare, poi scarica per Crosariol, che ci prova a tre punti. La palla finisce, scusatemi, Booth. Era Nathan Booth. 2-6-3 con 37 secondi sul cronometro.
Ora Ronald-Moore, probabilmente Pistoia cercherà una conclusione a tre punti, sfrutta il blocco di Antonutti. Ronald-Moore prova in zingarata, c'è però l'opposizione di Oleg Schiz, la palla ancora in angolo però per Moore che scarica per Hawkins, solo 6 secondi sul cronometro, raddoppiato Hawkins, palla sotto per Nathan Booth che sbaglia la conclusione, c'è il rimbalzo però ancora di Pistoia, ma sono solo 14 ore e secondi sul cronometro. Antonutti ci prova dalla media. Recuperata da Ron Moore, servono gli assist del Folletto di Filadelfia per Pistoia, post basso per Nathan Booth contro Kingston Kangur, cliente difficile difensivamente parlando, Brindisi intanto converte il tiro libero e porta la propria squadra a 24 punti, 2 su 2 da parte di Anuzi, che però per Pistoia con David Curnow, sicuramente il giocatore più presente per i biancorossi in questo secondo quarto, non riesce poi il tentativo di floater in corsa da parte di Nathan Booth, sotto per Anuzike, palla schiacciata a terra, seconda difensiva che ha aiutato la squadra in questo distacco nei confronti di Varese. Il piccolo chimico coach Esposito sta trovando la propria formula con Magro e soprattutto sta trovando 14 punti di David Curnow, il miglior realizzatore della sfida fino a questo momento. Si torna a giocare al Palacarrara, Booth, triple, a posto. Magro pronto a rimettere indicazioni ai propri giocatori di Moretti, poi ha fatto il blocco con Norbert Bell, non un ingresso idilliaco in campo del giocatore di Varese. Intanto Booth stavolta non trova neppure il ferro, la difesa di Varese recupera il pallone, Menor attende l'arrivo di Cavaliero, consegnato per lui, interrompe il palleggio, ancora meno, fucilata nell'angolo a cercare Christian Eyenga, prende solamente il ferro, vorrebbe anche il fallo che i grigi gli negano, dunque nuovo possesso per Pistoia, ottimo pick and roll da parte di giocare in attacco sfruttando ogni pallone. In due parole per Pistoia, gestire la partita, intanto si torna a giocare, boost. Gestire proprio i falli in maniera diversa è un giocatore che può dare tanto tanto aiuto a Pistoia. Cerca la gestione accorta del possesso da parte di Bulleri, coach Moretti, spedito il campo il giocatore di Cetina, penetrazione testa bassa con errore da parte di Melvin Johnson, subito dall'altra parte, rapidissima Pistoia, butta ancora con il suo tiro. 6 e 15 da giocare, rimessa da parte, effettuata da parte di Nathan Booth per Ronald-Moore, in uscita dai blocchi David Curnow va a cercare di coinvolgere il suo centro, Baldirossi usa il fisico, intanto ha già fatto un buon lavoro non concedendogli la ricezione vicino all'area, poi altra buona difesa, azione dall'arco, ora deve affidarsi alla sua difesa la formazione bianconera, differenziale di 12 secondi tra i due orologi, impedire a Pistoia di trovare il canestro significherebbe avere di nuovo la chance di provare a tirare da tre punti per il pareggio negli ultimi 10 secondi della gara. Moore in angolo per Booth che ha spazio, che ha dato un po' di riposo a Aaron Kraft dopo un inizio estremamente positivo da parte del nativo di Findlay, serie di consegnati ancora una volta nell'attacco di Cocento Esposito. Petway vorrebbe cercare spalle a canestro Booth che deve lavorare sul perno contro Jondre Jefferson che ne ostacola in modo efficace la sua numero 9 bianco-nero nella sconfitta rimediata da Trento lunedì sera nel posticipo contro Torino. Consegnato ricevuto da Curnow che va da Crosariol, passaggio tocco per Nathan Booth che si apre dal mezzo angolo per prendere un tiro dai 4 metri, l'errore per il team bianco-nero e Maurizio Buscaglia ad incitare i suoi giocatori. Moore a lavorare dal palleggio con Terrence Petway, lo aggredisce sul perimetro David Laifi, Diego Flaccadori non riesce però ad impedire una ricezione pulita a David Curnow ed è quindi la formazione toscana a poter tornare nella metà campo offensiva. Trento ancora avanti di due, era un craft a lavorare contro Ronald-Moore, in uscita dai blocchi Curnow va a cercare sotto canestro Booth che ha posizione vicino al centro del, con un po' di confusione con gli accoppiamenti difensivi per Trento che ora registra le marcature con Jondre Jefferson accoppiato con Nathan Booth che vuole il passaggio skip per ribaltare il lato direttamente da Chris Roberts, il nuovo acquisto della formazione toscana si butta dentro senza riuscire ad andare via a citare
la sua formazione, poi chiamare il gioco 5 con David Pernod a lavorare in zona d'attacco, blocco tra i lunghi per Nathan Booth che poi vuole servire dopo il blocco verticale Chris Roberts. Roberts questa volta non prende l'iniziativa ma va da terra rispetto e che è caldo, e dopo il pick and roll vorrebbe forzare anche questa, poi scarica. Pistoia ancora in attacco con Curno che lavora per Ronald Moore, si va a spalla canestro da Booth, prova a fare a sportellate con lui Baldirossi, altra buona difesa da parte del Lutz. Fondamentale ora sfruttare l'assenza della principale bocca da fuoco della formazione toscana per provare a contestare ogni singolo tiro agli avversari. Soprattutto dal punto di vista offensivo, primo possesso per la Deflex Pistoia con Padaway che l'ha chiusa nel primo tempo con una tripla. Adesso la difesa molto fisica dell'Olimpia, Machvan su Booth, il fade away di Nathan Booth, l'errore, il rimbalzo di Kalnietis che prova subito a correre in transizione. Radulica che aveva giocato solo i primi 5 minuti della gara, ancora blocco e riblocco con Kalnietis, Abbas frontale da 3 in e out, rimbalzo per Moore che già dall'altra parte corre con i propulsori, poi arma la mano di Booth da 3 punti. Con lo stile giusto, ok? E loro sono a meno 12 di noi. Per Kalnietis con il pallone fino in fondo, Radulica. Radulica, grande e grosso come lui, non deve star lì a evitare il contatto. Vai su! Il pallone adesso per Booth, il fallo di Marci. Primo tiro libero per Booth. Come Obradovic che ha... Radulica, Radulica, grande e grosso come lui, non deve star lì a evitare il contatto. Vai su! Il pallone adesso per Booth. Il fallo di Marci. Primo tiro libero per Booth. Come Obradovic che ha un colloquio con... Pressing di Pistoia. Come lui non deve star lì a evitare il contatto. Vai su! Il pallone adesso per Booth, il fallo di Marci. Primo tiro libero per Booth. Come Obradovic che ha un colloquio con pressing di Pistoia. Attacca Gentile a Crosariol, questa volta lavora con Machvan. Machvan doveva tirare, rinunciato a un tiro. E invece poi Gentile bravissimo. Altro coach. E qui molto bravo, un altro bel assist, molto ben fatto. Booth ancora prende da 3 punti, ma... riportando a meno 13 i suoi punti. Fontecchio sotto canestro. È la rivelazione della partita, sono molto felice per lui, proprio ha aspettato, ha saputo aspettare questo momento e l'ha approfittato alla grande. E bisogna anche farsi trovare pronti nel frattempo il rimbalzo. Repes, qualche parola gentile per Draghi. 89 a 56 più 33 per i biancorossi. Booth attacca Pascolo, step back, poi il tiro, l'errore, il rimbalzo di Kalnietis, giocare sul velluto da Vincenzo Esposito che in trasferta non è ancora riuscita a vincere in questa stagione. Milano ripresenta sul parquet Miroslav Radulica dopo la mancata convocazione per il match di Eurolega a causa di una contusione. Poi è arrivato il primo canestro di Pistoia nella partita e Pistoia con Roberts che vuole mantenere ancora più a contatto i suoi, intanto indemoniato coach Esposito con Magro, i suoi giocatori, precisamente proprio con l'ex di turno, sia Daniele Magro. Booth si gira contro Alessandro. Esposito chiede all'arbitro anche un fallo, ma molto educatamente, eh? Al corpo incredibile, se la tripla fondamentale.
doveva prendersi la stoppa. Della partita.
Nata Punti, col passo contro Gianni Antonio, prova a giocarsi da punto di vista contro questo Sondel, il quale avrebbe dovuto giocare ben aggregato in campi e anche con il medio risultato, ma non per tutti i percorsi. Nata Punti, col passo contro Gianni Antonio, prova a giocarsi da punto di vista contro questo Sondel, il quale avrebbe dovuto giocare ben aggregato alla squadra, ma comunque essere ascritti al referto. Invece è stato adesso aggiunto il palo in passo contro Gianni Antonio, prova a giocarlo da punto di vista contro il quale avrebbe dovuto giocare senza aggregato alla squadra, ma comunque essere ascritti al referto. Invece è stato adesso aggiunto il palo in passo da controllare, però non tre palli, bensì uno, primo palo contro il stesso intervento. Rispetto, rispetto, l'area. Tanto Dante sulla sirena, trova solamente il primo verso per fare il tempo, la palla in mano con Blomur, palla per Mondo, si alza dal percorso, secondo me non c'era palla, quindi questione completamente opposta. Intanto rimette Vittoria, torniamo in campo con Petri contro Calma Gioco, 7 secondi, penetrazione, Petri galleggia in aria, cambiando la marcatura, Charmant, penetrazione di Bruno, coraggioso a portare le cinque leve di Bruno, recupera dalla c'è il corso sponso che giustamente dice di fare pressione. Alla fine, rimbalzo scattato da Michele Antonio, che affida su Bruno, Blomur, blocco di Nathan, Bruno, porta, cambiando la marcatura, Charmant, penetrazione di Bruno, coraggioso a portare le cinque. C'è il grosso sforzo che giustamente sta da 13 minuti al 7 di partire fino a questo momento. Dante prova a prendersi la testa, la palla cammina sul terra e poi esce, rimasta nel centro nativo di Oak Park nella periferia. È la miglior partita in maglia di flex di Nathan Wood. Questa prova a prendersi la testa, la palla cammina sul terra e poi esce, rimasta nel centro nativo di Oak Park nella periferia. È la miglior partita in maglia di flex di Nathan Wood in questa stagione. Si va a raccolta 25 per il centro pistoiese. La Filipic vorrebbe giocare in pick and pop che si concretizza con Joshua Johnson, un tiratore importante anche da fuori dall'area dei tre punti. È un suo tiro proprio da fuori deciso una partita all'ultimo secondo contro la Virtus Bologna. Nathan Wood pategnato da Joshua Johnson nell'ultima partita, invece vinta da Canton. Sì, facendo reversa a sinistra, che naturalmente per un giocatore destro non è una cosa semplicissima. Bravo perché ha voluto questo canestro e lo ha messo dentro. La tripla di Callan entra ed esce, può partire la transizione con Terran Petri, sbaglia però Maccabarbio. Altri due punti, 4 punti per l'ex Toledermi qui al Palacarrara, una sola sconfitta e il resto vittorie per la Deflex. Filipic palleggia, arresta e tiro con il carico in questa partita. Moore in basso per Nathan Wood, ci sarebbe un rimbalzamento che Wood non vede, rimata Wood. Sì, sfrutta questo mismatch che comunque c'era nei confronti del suo difensore ed è Norris la salta a 6 metri e lì poi è marcato. Segna per Robert, vedremo anche sul gioco dal rimbalzo difensivo di Jalman, c'è una statistica interessante. Sì, questo è il suo giocare, sono i suoi tiri. Palla per Alexander, palla per Johnson, marcata da Rosariole. Non dà un'ottima difesa di Rosariole, ma Trump di Guerretto è un po' più che prende la prima. Altri